Vanno bene i prodotti di eccellenza, cresce la vendita di olio di oliva e di olive da mensa, dei vini imbottigliati, degli ortaggi e dei legumi. In lieve calo frutta, latte e uva da tavola, precipitano invece le vendite di cereali, grano duro in particolare, uova e animali vivi. In generale salgono i prezzi di produzione, i rialzi maggiori per mangimi, carburanti, energia e mezzi meccanici. Assai vincolante, se non addirittura di impedimento alla crescita, è la burocrazia, insieme con la tassazione dei terreni e fabbricati. Le imprese agricole iscritte al registro sono in calo. Questi i numeri essenziali del bilancio dell'annata agraria 2013 secondo la CIA di Taranto. Un bilancio eloquente. Si può crescere, ma bisogna risolvere due questioni. L'aggregazione delle piccole imprese, che sia in consorsi, cooperative, organizzazioni di produttori o società, ed il salto di un passaggio commerciale. I produttori devono diventare commercianti dei loro prodotti e devono saperli promuovere. È stato fatto un esempio calzante, è come se la Fiat affidasse la vendita delle auto ad un intermediario. Ascoltiamo a questo proposito l'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni. Dobbiamo trovare nuovi strumenti anche innovativi di comunicazione, di promozione, e sicuramente noi come regione con le prossime risorse comunitarie daremo anche un sostegno.